206 anni di vita, 1813-2019, la ditta Garzia, famosissima a Cagliari, chiude i battenti. Amarezza, rabbia, delusione. Emanuele Garzia, lei è un figlio d'arte del commercio casteddaio, adesso il De Profundis. Purtroppo sì, è quasi una sconfitta. Come figlio, nipote, bisnipote, pronipote d'arte, perché eravamo la quinta generazione del commercio all'ingrosso sardo, a livello regionale, perché comunque con la nostra attività servivamo tutto il territorio regionale, che purtroppo abbiamo dovuto fare questa scelta dolorosa per motivi ovviamente legati alla crisi devastante che dal 2008 ha colpito tutti, la globalizzazione, la crisi generale e ha colpito anche noi alla fine. Abbiamo cercato in tutti i modi di resistere, di portare avanti la nostra attività, anche perché comunque soprattutto avevamo 12 dipendenti adesso, però partivamo da qualche anno fa, ne abbiamo avuto anche, avevamo 25 dipendenti, quindi è anche una sconfitta da quel punto di vista, perché comunque mandiamo Adesso a casa tutti a casa, tutti nuovi a casa, disoccupati, nuove compreso il famiglie in crisi. sottoscritto. Ecco, Compreso il compreso il sottoscritto. sottoscritto, lei ha un ruolo anche importante alla Camera di Commercio di Cagliari. Ricordiamo la storia dei Garzia che parte dal centro di Cagliari, dal rione portuale della Marina, per poi, diciamo, espandersi e anche trasferirsi. Sì, noi la nostra sede storica era in Piazzetta Dettori, dove siamo stati fino a un po' di anni fa, e poi abbiamo fatto la scelta di trasferirci in zona più commerciale e abbiamo aperto la nostra sede a Sestu, in zona Sestu vicino alla Corte del Sole, tanto per intenderci. È una scelta che inizialmente ci ha premiato, una scelta in cui abbiamo ovviamente ampliato sia lo spazio espositivo che le classi merceologiche. Purtroppo, ripeto, la crisi incessante che non ci ha dato respiro, che non ci dava, in cui non vedevamo la luce, purtroppo abbiamo dovuto soccombere alla crisi. Lei ha 53 anni, quindi che fare adesso? Anche perché lei ricopre un ruolo praticamente di primissimo piano, lei piani alti a Camera di Commercio e dunque anche il polso dell'economia cittadina. Questo ruolo ovviamente di cui mi pregio, ma è un ruolo ovviamente è dato dalla mia posizione qui, che deriva da Confcommercio. Attraverso questo ruolo ci rendiamo conto che la crisi ovviamente è generale, perché la Camera di Commercio ha tante aziende, tutte le aziende del terziario che fanno capo all'agricoltura, industria, commercio artigianato, fanno capo ovviamente alla Camera di Commercio. E il polso è lo stesso anche alla Camera di Commercio, tante aziende sono in crisi, tante aziende hanno bisogno di supporti, soprattutto di supporti finanziari, soprattutto. L'accesso al credito è limitatissimo ormai e chi ha problemi economici non viene aiutato dalle banche sicuramente, invece chi non ha problemi non va a chiedere credito alle banche, quindi anche questo influisce nella crisi economica del tessuto economico della Sardegna. Cagliari, città di commercianti, così è da sempre e così adesso, all'alba del 2019, questo leitmotiv sembra pian piano scomparire. Trionfano i negozi legati al cibo, scompaiono attività storiche, appunto Garzia, un nome purtroppo su tutti. C'è spazio anche per una tirata d'orecchie alla politica comunale. Purtroppo sì, perché ci siamo resi conto negli ultimi anni che non c'è spazio per le attività commerciali, nel senso che si è voluto dare più spazio e concentrare più spazi vediamo ad esempio la zona pedonale del Corso, dove
c'è una concentrazione altissima di attività che riguardano il food, e di fatto svuotando altre vie, come possiamo vedere via Dante, che di fatto è una via che sta morendo perché la gente va dove c'è più concentrazione di food. Questo è brutto dirlo, però è così. Il comune in questo che colpe ha dal suo punto di vista? Secondo me c'è stata una poca attenzione a un piano, cioè non c'è stata l'attenzione a creare un piano commerciale in cui si potevano equilibrare le varie attività nell'ambito rionale delle vie, insomma. E, voglio dire, chi abita nel corso e ha bisogno di comprare, che ne so, del materiale della ferramenta. E non deve andare ad acquistare da Bricomen, insomma, oppure a negozi di abbigliamento ce ne sono ben pochi, cioè non c'è una distribuzione di attività commerciali che possono spaziare a cui chi abita in quella zona può andare a servirsi. In due battute, Garzia. La prima riguarda una serie di suoi post dal sapore scontatamente polemico legato all'arrivo di realtà straniere che a detta sua starebbero pian piano conquistando il mondo del commercio di Cagliari, si parla dell'Estremo Oriente. Sì, di fatto c'è una sorta di, diciamo, terra di conquista, non solo da parte delle aziende dell'est, in cui vediamo anche lì un grande aumento di attività sul food, anche lì nei paesi dell'est, ma anche nel settore nostro, nel settore del Si parla di tessuto. cinesi? Cinesi e non solo, ma non è solo quello che sta rovinando il commercio cittadino, cioè il commercio locale, ma anche tutte queste aperture di centri commerciali, grande distribuzione, che di fatto creano una sorta di diga per cui il cliente non arriva a Cagliari perché pensa che, cioè perché a Cagliari difficilmente riesce a trovare un parcheggio, e i parcheggi sono quasi esclusivamente tutte strisce blu, che hanno un costo. Infatti io ho lanciato qualche tempo fa un post in cui mi sono trovato a pagare per 2 ore nel parcheggio del porto 5 euro, e mi sembra un'assurdità. Infatti ho lanciato una proposta del tipo: se compri nel negozio cittadino non paghi il parcheggio. Questo potrebbe essere un'idea, uno stimolo in più ai futuri amministratori comunali. Adesso cosa farà da grande, tra virgolette, Emanuele Garzia? Diciamo che mi considero ancora giovane, no? Sono 53 anni, quindi mi sto guardando un po' intorno. È ovvio che il mio background è importante, quindi non so se ributtarmi nel commercio o in altri ambiti, però ripeto, la notizia è talmente fresca, talmente fresca che ancora non ho ben cap non ho, non so ancora bene dove andrò a riporre le mie energie, i miei interessi, insomma, per il prossimo futuro lavorativo. In una battuta rapidissima, Cagliari si può ancora definire una città di commercianti? Beh, sì, si può definire una città di commercianti se ci fossero, ripeto, un piano commerciale, una legge regionale sul commercio che, ripeto, che dia equilibrio tra le piccole e la grande distribuzione, e che dia un impulso maggiore al negozio locale, al commercio locale.